tutti ragazzi, come prima cosa vi ricordo di iscrivervi in tantissimi, come al solito. Io sono Gabri, io Birillo. Oggi vi andremo a far vedere il nostro nuovo atomizzatore, vai Birillo. Allora, il vape shell da mettere sopra alla billettina. L'abbiamo preso su Tisvapo, velocissimi, ci hanno mandato una velocità ultrasonica. Ora andiamo a far vedere da vicino come è composto il packaging che ci hanno mandato e come rigenerare il vape shell in base ai suoi riduttori che ha al suo interno. Eccoci qua, per vedere ora al suo interno il pacchettino che ci ha mandato Tisvapo. C'è il figurino che è uscito Vape Shell by SXK. Tisvapo, il figurino, Vape Shell dall'altra parte. Ora andiamo a aprire a vedere tutti i suoi componenti dell'atomizzatore. Allora, ci sono dei riduttori dell'aria, due vitine per il serraggio di ricambio e una guarnizione piccolina. Poi dopo andiamo a vedere i vari diversi riduttori dell'aria. L'atomizzatore, la parte di sopra, la parte di sotto, la basetta e la girella da mettere sotto per la regolazione dell'aria. Ora andiamo a aprire questo pacchettino. È un po', sono delle bustine un po' ignoranti, però si aprono. Allora, tiriamo fuori tutto quello che c'è nel pacchettino. Il pezzo di sopra con la scritta Atomizzo, che ho visto in altre recensioni di altri che non aveva la scritta Atomizzo, questo ce l'ha. La basetta da rigenerare con la scritta Vape Shell, le sue viti per il serraggio, e ha una basetta da metterlo sopra alla box e andare poi a rodare la resistenza. Questa è la girella che va sotto per la regolazione dell'aria, un pochino ballerina, non è tanto, gira un po' libera, non è tanto ferma. Quindi noi andremo a toglierla, andremo a cotonare, poi a metterci un po' di cotone sotto. Ora andiamo a fare la resistenza. Questi qua sono tutti i riduttori dell'aria che in base al tiro che uno gli piace ce lo va a posizionare all'interno dell'atomizzatore e va a ridurre un pochino, diciamo, il flusso dell'aria. Sono abbastanza grossi questi qua, bisognerebbe comprare gli altri 4 che hanno il tiro un pochino più piccolo se uno vuole fare il tiro di guancia, però si può anche ridurre con cosa? Con il pin della resistenza della P16. La resistenza della P16 ci tiri via sotto la resistenza ha un pezzettino così, si tira via dalla resistenza del P16 e lo vai a inserire dentro a un riduttore. Guardi quello che ci entra, mi sa che è quello più grosso che ci va dentro, quello da 3,5. Ci si mette dentro e va a fare un tiro da 1,2, 1,4, abbastanza chiuso. Ora andiamo a provarlo con questo e a metterlo, se lo mettiamo sopra alla basetta dell'atomizzatore, del vape shell, così, e andiamo a fare la resistenza. Io l'ho già preparata la resistenza. Ho usato un 0,40 Cantala 1 di questa marca qui, VaporTech. Ho fatto 5 spire girate al contrario sulla punta da 2,5. Perché girate al contrario? Perché quando si va a mettere sopra alla basetta le leg rimangono coperte dal cotone. Mettendole in questa posizione, dopo rimangono aperte le leg, ci si mette il cotone sopra e si scalda non volendo, c'è il cotone, va un pochino a
evitare che si scaldano le leg. Allora, ora mettiamo sopra la box, userò questa boxetta qui, ci vado a mettere il suo pezzettino per andare poi a fare la resistenza, ci vado a mettere la basetta, e ora vado a posizionare la resistenza. Allora, partiamo dove c'è l'isolatore. Col cacciavitino vado a aprire le vitine, lo metto abbastanza al centro, faccio fare un giro sotto la vite, vado a serrare la prima vite e ora vado a serrare la seconda. Portandola già in posizione dei due canali dove poi andrò a mettere il cotone, ora serro l'ultima vite e poi andrò a tagliare le eccedenze. No, è scappata. Ok, ora tiro su questo cavetto, tiro su questo, mi vado a registrare bene la resistenza, me la sistemo per bene, qua è un pochino fuori, la voglio far andare bene sotto alla testina della vite, in questo modo. E ora andrò a tagliare le eccedenze. Tagliamo prima una, tagliamo l'altra, vado a ristringere un pochino di più le viti per essere sicuro che non siano molle e vado a rodare il tutto. La resistenza è venuta a 0,87, 0,88, ora andiamo a cotonare e a mettere bene i baffetti dove hai fuori che va a tirare su il liquido. Allora, prendiamo un baffetto di cotone, lo lavoriamo per bene. Andiamo a fare la punta, bello morbido, e lo vado a mettere dentro la resistenza. Allora, abbiamo usato la punta da 2,5, lo lasciamo un pochino più lungo ai lati e diciamo così. Uguale di qui, e ora lo andiamo un pochino a pettinare. Allora, lo centriamo bene, lo apriamo bene e lo andiamo a inserire dove ha i foretti che poi va a tirare su il cotone. Di qui apriamo bene, che leviamo il taglio, almeno riesce
a tirare su bene il liquido, se no fa tipo tappo, se non viene un po' abbastanza pettinato. E ora lo andiamo a bagnare. Lo bagneremo con un liquido della Hazard Elixir, il Persian Apricot. Piano piano, dolcemente. Bagniamo la coil. Ora l'ho fatto un po' girare. Intorno ai 16 watt. Ora ci do la bagnatina e lo andiamo a mettere all'interno del boro. Bello bagnato, lo pettiniamo bene, non lasciamo baffetti fuori, bello sistemato. Ok, vado a svitare la basetta. Andiamo a mettere all'interno del boro prima il pezzo di sopra, inserendolo da qui. E aiutandoci con le pinzette lo inseriamo. Inseriamo la basetta. Così. E ora andiamo a chiudere tutto. Ok, ora lo mettiamo un pochino storto, perché almeno quando poi andremo a chiudere quello che tiene il drip tip, che va a serrare tutto, gira un pochino e rimane dritto. Allora lo chiudo col vetrino. Lo lasciamo così, controlliamo che sia bello tirato giù e facciamo il refill. Chiudiamo e ora lo andiamo a mettere all'interno della box. Allora tiriamo via il fermo che ha sopra la box, mettiamo il boro tank al suo interno, riandiamo a mettere il fermo, che lo gira un po' così col drip tip e poi lo vado a bloccare con le pinzette, lo stringiamo, ok, e facciamo partire la box. È venuta 0,69, ora è un pochino alta, la abbasso intorno ai 18,6, 18,9 e andiamo a fare ora poi la prova di svapo. Eccoci arrivati alle conclusioni finali, andremo a provare il vape shell sulla billet, andiamo a prova di svapo. Per me questo accoppiamento ha vinto. È assurdo l'aroma che si sente e come funziona. Tanta roba. C'è niente da dire. Essere in clone, preso su T-Svapo, il prezzo abbordabile a tutti. Sì. Uno magari lo prova, se si trova bene allora poi dopo prende l'originale che funzionerà sicuramente meglio di questo qua, perché i materiali saranno diversi, la conducibilità della corrente è diversa. Però già se uno vuole sperimentare, vedere com'è, se si trova col tiro e poi dopo compra l'originale, già a prezzo un pochino più alto, sempre abbordabile,
funziona benissimo. Sì. Il VIP Shell funziona benissimo. Per me un copiamento così voto 10, se lo prende tutto. Io mi ci trovo da Dio. La bomba. Non uso più nient'altro, uso solo questo. Basta. Ok, dalla taverna dello swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like. Iscrivetevi al canale su Instagram e su Facebook. Veniteci a trovare. Ciao! Ciao!